Let's go, bitches. Era da tempo che non facevo un commentary, questo perché, ho preferito farvi vedere quelli che erano i video delle qualificazioni del Code War Championship, i match migliori, quelli più, diciamo, vissuti dal team, quelli che sono stati più tirati, più belli, e che siamo tra l'altro riusciti a qualificarci per Londra. Giocheremo a Londra il 1 marzo, e sarà in streaming, contro il team AK, Anarchy Killer, sempre italiano. Allora, e sicuramente per le qualificazioni che sono su One partiremo in svantaggio perché non abbiamo la One tutti, ce l'abbiamo solo io e Luca, però cercheremo comunque di dare il massimo perché vogliamo a tutti i costi andare a Los Angeles e confermarci come il primo team italiano. Comunque, e oltre a questo parliamo subito del video. Nell'ultimo video che avevo fatto della mia storia del competitive e avevo parlato di Modern Warfare 2. Era finito con una sconfitta molto brutta nel torneo Shopto.net contro i Fnatic e da lì siamo passati a Black Ops 1, che è stato un gioco che ha un po' cambiato Call of Duty, perché era molto diverso dagli altri, sia per il periodo storico in cui era ambientato, sia per il tipo di gioco che era diventato, cioè non era più un gioco corri drop shot statico, ma era un gioco molto veloce. Lì partiamo subito con il team composto da me, Pain, Panino e Doll. Questo team era sempre quello di MW2, eravamo sempre gli OX Enermax. Allora, iniziamo subito a giocare quello che erano che era il deserto, che tra l'altro si era, diciamo, espanso in Italia. Molta più gente si era avvicinata, eravamo riusciti ad arrivare a 30 team in Italia, dei tornei bellissimi. È stata fatta poi la prima CPC, secondo me, veramente seria, sempre sul sito TLC. Cioè il campionato professionistico console, come veniva chiamato da loro. Questo torneo, tra l'altro, era quello che raccoglieva tutti i team italiani migliori, ma non solo, anche ESL aveva organizzato un torneo sempre grande di Black Ops e anche XLC, che era un altro sito. Noi eravamo iscritti a questi 3 tornei, più eravamo iscritti a dei tornei stranieri come quello dello Shopto.net e il Vanity Tournament. Vanity Tournament era un sito inglese che organizzava tornei, abbiamo partecipato a un torneo dove c'erano ben 128 team, se non sbaglio, una cosa del genere, che erano da tutto il mondo e tra l'altro si vincevano dei soldi. Stessa cosa lo shop.net, che invece era a pagamento, a cui ci eravamo iscritti. Iniziamo subito con il team composto da questi 4 giocatori, ma mano a mano che stavamo giocando i vari tornei, Dolce abbandona, non aveva più voglia di giocare, si voleva concentrare sulla scuola, quindi ci siamo trovati in una situazione molto, molto brutta, secondo me, perché l'unico giocatore, diciamo, che aveva giocato con noi, aveva fatto teamwork, si era integrato con noi, era proprio Doll, e quindi perderlo è stato un grande colpo. E abbiamo dovuto quindi cambiare giocatore alla fine. Cosa è successo? Bene, stavamo alla fine dei tornei, stavamo sempre verso la parte finale, cioè eravamo in quasi tutti i tornei verso le semifinali o quarti di finale, quindi dobbiamo sbrigarci a scegliere un giocatore, e la nostra decisione cade su un giocatore che era venuto dalla PS3, sì, perché proprio con Black Ops 1 molti giocatori della PS3 erano usciti, diciamo, allo scoperto, come lo stesso Colgari, che ora gioca insieme a me nel team Sublime, ma anche altri giocatori, come Cool Breeze. Cool Breeze è stato un giocatore che era considerato il giocatore più camper su Xbox in modo assurdo. Non riusciva a giocare come volevamo noi. Noi avevamo uno stile di gioco in CTF, per esempio, cattura la bandiera. Su Black Ops 1 molto aggressivo. E ci serviva un R aggressivo, poiché Pain era quello difensivo, il classico camper. Come veniva chiamato dal team Airborne, la torretta non mobile. Perché si piazzava in un punto Pain e difendeva fino alla morte. Infatti era, diciamo che come giocava lui era veramente grande, perché ci consentiva di fare quello che volevamo grazie al suo stile di gioco. Comunque, prendiamo Cool Breeze e passiamo delle settimane infernali all'inizio. Litighiamo un sacco, noi cerchiamo di spiegargli come dovrebbe giocare con noi, il perché così, e lui era arrivato a un certo punto a voler uscire dal team. Arriviamo a fare quelli che erano i quarti, mi sembra, del torneo del Vanity Tournament, quel torneo online molto grande e molto importante, e ci ritroviamo contro il team VE, Visualize Your Enmity. Questo team era un team molto forte all'epoca, era composto da alcuni dei migliori giocatori sulla scena europea, quindi
noi partiamo con un po', diciamo, di svantaggio con un team così esperto, ma Cool Breeze sembrava proprio nei giorni prima di aver capito lo stile di gioco che serviva a noi. E nel torneo del Vanilli Tournament dà il meglio di sé e ci consente di fare una vittoria 3-2. Mi ricorderò per sempre Demolizione su Firing Range, che è finita 2-1 per noi con 40 kill o 35 kill, mi sembra, per Pain e Cool Breeze, cioè una cosa impressionante. Il match è stato tiratissimo, abbiamo perso dall'alto un cerchio di Sturgi 6-5. Penso veramente di aver giocato uno dei miei match più belli a quell'epoca. È stato veramente tirato e siamo riusciti a battere ed entrare in quella che era la top 8 europea. Ma dopo siamo usciti contro quello che era il Team Infused, per problemi più che altro di connessione e anche di cambio player. Perché questo? Perché Cool Breeze, dopo aver finito con noi il torneo della CPC, che abbiamo vinto in finale con gli Airborne, l'ESL, che abbiamo sempre vinto sempre in finale con gli Airborne, che erano diventati un po' la nostra nemesi. Ogni finale italiana c'erano gli Airborne, che erano composti da Pippo, che magari alcuni voi conoscono, altri no, che ha giocato tra l'altro con me, e anche altri diciamo giocatori dell'epoca come Energy, che vi ho citato tanto tempo fa, Ragon, Wossi tra l'altro, che secondo me è un giocatore molto skillato, e così via. Riusciamo a vincere quindi la finale della CPC, quello di ESL, quella di XLC, al Vanity Tournament usciamo come ottavi al torneo e stessa cosa allo Shopto. Cosa succede però? Usciamo dal torneo non perché, diciamo, non eravamo abbastanza bravi, eccetera, eccetera, ma perché abbiamo dovuto cambiare un player. Cool Breeze decide di lasciare Call of Duty, o almeno di giocare competitivo, e dedicarsi allo studio, perché lui faceva l'università all'epoca. E ci troviamo quindi a dover prendere un altro giocatore. Prendiamo un giocatore chiamato Merku. Però questo giocatore non era, diciamo, al nostro livello. Io cambio ruolo, mi metto a fare la R all'inizio, per poi ritornare all'SMG, perché almeno stavamo cercando di dargli un'infarinata. E non riusciamo quindi a dare il massimo con Merku. Si cominciano comunque a creare dei brutti animi all'interno del team, perché eravamo arrabbiati, dato che volevamo. Avevamo l'occasione di dimostrare quanto eravamo forti, non siamo riusciti a sfruttarla, proprio perché Cool Breeze se n'era andato. Per questo, all'inizio avrei voluto cambiare team, andare negli Airborne con Pippo, che era mio amico, e anche con gli altri ragazzi che conoscevo tutti dai tempi di COD 4, ma alla fine decisi di rimanere negli UX. Successe poi che, finito il torneo di XLC, quello, la CPC e anche l'altro torneo italiano che avevamo vinto, Pain decide di smettere di giocare, quindi decidiamo di prendere una pausa. Il team praticamente si sfalda, perché Pain doveva lavorare, era impegnato con dei concorsi. Panino allo stesso modo si trasferisce a Bologna, però continua a giocare lo stesso. Io e lui rimaniamo a giocare mentre gli altri quittano, barra prendono una pausa, e non sappiamo che fare. Il team Exos, di cui vi ho parlato nello scorso video di MV2, ci fa una proposta di giocare con loro la CPC di Cerca e Distruggi. La CPC di Cerca e Distruggi era un torneo 5 contro 5 con classi predefinite, 2R, 2 SMG e un fucile da cecchino, in cui si giocava Cerca e Distruggi solamente. E gli Airborne erano molto famosi per essere uno dei team più vincenti in questa modalità, poiché sin da MW2 avevano, diciamo, spopolato, distruggendo tutti e tutto in LAN. Noi decidiamo di buttarci in questa avventura, però non riusciamo a trovare quello che era il giusto team per noi. Gli Exos erano un team di gente simpaticissima, secondo me gente bravissima, che però non metteva l'impegno che ci voleva per giocare. Molte volte preferivano giocare a FIFA, a Ultimate Team, che lo confermo, è una droga, invece di giocare a COD e cercare di migliorare. Io e Panino giocavamo ogni giorno a COD, e infatti, tra l'altro, alla fine della CPC io vinsi il premio come migliore MVP del tutto il torneo, però stranamente in quell'anno non c'era nessun premio per il migliore MVP. Che cosa strana. Vabbè, comunque arriviamo in finale contro gli Airborne, che ci battono 3-2, mi sembra, o 2-1, e una partita veramente che a me ha fatto incazzare. Io mi chiamavo Quid Powo, mentre Panino si chiamava Quid Io, e io rosicai tantissimo perché volevo vincere a tutti i costi anche la CPC. Mi ero messo a fare un torneo, anche se non mi piaceva, il regolamento mi faceva schifo, io lo volevo giocare e volevo vincere a tutti i costi. Mi è dispiaciuto molto non riuscire a vincerlo anche questo torneo, dopo aver distrutto tutti in deserto, proprio perché, non lo so, era una nuova sfida, una nuova cosa da fare. Però vabbè, contate che era sempre un torneo da 5 persone, non più da 4, quindi bisognava sempre raccogliere gli impegni, poi se magari a qualcuno non andava di giocare o di allenarsi e così via, si finiva per non riuscire a, sì, ad allenarsi al pieno alla fine.
Comunque, parliamo anche di cosa è successo dopo. Io esco dai Quid insieme a Panino, dai Quid usciamo da quello che era il team Exos, che in quel momento si prende una pausa. Pain ritorna a giocare e ci rimettiamo in cerca quindi di un quarto giocatore. Scopriamo alla fine che Doll ritornò a giocare e fondiamo un nuovo team, sempre sotto la tag Quid, anzi E-Quid. In quel periodo è il periodo in cui la gente viene a conoscenza di me, diciamo in quello che è l'ambito europeo, e la Scuf Gaming mi propone di diventare il loro ambasciatore italiano, come si può dire, o il loro giocatore sponsorizzato italiano, e io accetto. Diciamo che all'epoca che si sta avvicinando alle qualificazioni del primo COD War Championship, che era chiamato CODXP. Era durante l'estate questo periodo e noi decidiamo di metterci a giocare. Io avevo appena compiuto 18 anni, mi sembra, quindi potevo andare a fare il CODXP, ma Doll no perché era più piccolo di un anno e quindi non poteva partecipare a quelle che erano le qualificazioni del COD War Championship. 2 anni, scusate, perché è del 94. Allora, decidiamo di prendere un altro giocatore che giocasse con noi. In quel periodo si creano molti team, compaiono quelli che erano gli Inferno Esports con Ben, Panic, eccetera, eccetera, Bertona, tutti gli altri giocatori che conoscevo. Gli stessi Airborne ritornano a giocare, gli stessi Exos ritornano a giocare, ma anche si formano team di PS3 che vengono proprio su 360, proprio perché stava, diciamo, accadendo questo grande fenomeno del CODXP, delle qualificazioni. Per fare queste qualificazioni bisognava solamente iscriversi sul sito di ESL e andare a Milano a partecipare a una LAN. Quindi un evento offline, un evento, un torneo, proprio una LAN vera e propria, giocata all'inizio con settaggio MLG. Nessuno giocava i settaggi MLG in Europa. I settaggi MLG si giocava Dominio, che non veniva giocato, e Cerca e Distruggi, e anche Cattura la Bandiera. Però si usava utilizzando il FAMAS, che invece era bannato nei settaggi europei. Quindi tutti i team si mettono a giocare in questa modalità, perfino quelli stranieri. Quando uno cercava Scrim, trovava sempre Scrim in settaggi MLG. Le Scrim sono le partite di allenamento. E quindi iniziamo a fare, diciamo, allenamento in questa modalità. Arriviamo alla LAN, che dovevamo prendere un altro giocatore, però, perché Doll non poteva. Prendiamo Wossi. Wossi, secondo me, è un giocatore bravissimo, skillatissimo, è una persona molto forte nel 1v1, ma l'unica pecca sua è la testa. A volte gioca troppo aggressivo e quindi è uno svantaggio per la squadra, quando dovrebbe giocare magari un po' più tattico, però per il resto di skill è veramente molto forte. Comunque, andiamo alle qualificazioni a Milano e scopriamo che i settaggi sono stati cambiati all'ultimo secondo in quelli di Decerto. Shock per tutti. Comunque si formano tanti team, una LAN secondo me molto bella, in una sorta di locale, una sorta di bar a 2 piani, dove al piano di sopra ci stavano le TV con un mini salotto dove poter vedere le partite, di sotto il piano bar dove mangiare e la gente che giocava, un evento fighissimo. Vinciamo il torneo, ci qualifichiamo primi, senza mai perdere una mappa. E giochiamo veramente in una maniera assurda, tra l'altro tutti con gli scuf perché erano appena arrivati, eravamo i primi ad averli in Italia e tutta la gente quindi era curiosa, scioccata da questa cosa. E ci qualifichiamo quello che era per Los Angeles per andare al CODXP. Il CODXP che non vi svelo niente, cioè voglio parlarne nel prossimo video, sia del CODXP di quello che succederà su MW3. Comunque, questa stagione di Black Ops 1 si chiude con 3 tornei italiani vinti, 2 piazzamenti veramente elevati per un team italiano, nessuno all'epoca era riuscito ad andare nella top 8, e tra l'altro esce un post su Decerto, una news, in cui il team OXenermax, quello prima dei Quid, che poi si sono qualificati al CODXP, era uno degli 8 team migliori d'Europa. Quindi anche questo qui è un'altra vittoria, come si può dire, morale, un altro achievement da mettere proprio nel palmarès. Una cosa molto importante all'epoca perché, diciamo, gli italiani non venivano ancora considerati abbastanza, erano sempre di nicchia. E quindi grazie a questo, piano piano, l'importanza di quello che era il Decerto in Italia cominciò ad aumentare. Con MW3 poi c'è stato, diciamo, il culmine massimo di questa cosa, ma non voglio parlarne qui, voglio parlarne, cioè, cercherò di non dire niente. Quindi sia non vi parlerò del CODXP, perché dopo averlo vinto siamo andati a Los Angeles a settembre, i primi di settembre, in California. E niente, quindi vi lascio alla fine del video. Spero vi sia piaciuto. La stagione di Black Ops 1 è stata una stagione molto importante per me perché è stata quella in cui sono stato riconosciuto finalmente come un giocatore veramente forte e importante nel panorama italiano. E nonostante questo siamo riusciti a fare quelle che erano, diciamo, i primi risultati importanti per un team come il nostro, che ci ha portato da MW2 fino a MW3 assieme. Quindi vi saluto, bitches, al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Let's go!